per questo interattivo con i tarocchi e vediamo la persona per la quale hai sofferto, come si comporterà, se è cambiato qualcosa o se continua a non fregargliene una mazza di te. Saluto Laura e Gina. E ricordo di iscrivervi a tutti i miei canali YouTube, anche al nuovissimo canale Cammino Iniziatico con Massimo Tramasco, di cui ti posto il link qua sotto. Facciamolo arrivare a 1000, mentre metti un like, iscriviti anche al canale Cammino Iniziatico. E vediamo cosa cambierà questa persona per la quale hai pianto, questa persona per la quale hai sofferto, cosa farà adesso. Se c'hai ancora questa sofferenza per una persona che magari avresti voluto che, diciamo, ricevere qualcosa in più e invece non l'hai ricevuto e quindi ti ha fatto soffrire. Quello che devi fare è scegliere, pensare a questa persona per la quale hai pianto, per la quale hai sofferto o per la quale stai soffrendo magari ancora in questo momento. E, anzi, se pensi a una persona per la quale stai soffrendo in questo momento, credo che la cosa sia ancora più interessante. Salutiamo Tug e Viviana. E quindi scegliete o il Buddha, pensate a una persona per la quale hai sofferto, per la quale stai soffrendo. Scegliamo o il Buddha o la piramide o la stele. Quindi o Buddha o piramide o stele. E prima di tutto però metti un like, pollice in su, facciamo girare il video su YouTube, metti un like che non costa assolutamente nulla. Quindi scegliamo o Buddha o piramide o stele. Una delle tre: Buddha, piramide o stele. E partiamo con il Buddha, vediamo, quindi tu pensa, concentrati su una persona per la quale hai pianto, per la quale hai sofferto, e vediamo se cambieranno le cose o se non cambieranno. Allora, quindi cerchiamo di capire, hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte. Hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Vediamo che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. E tagliamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Vediamo che ci dicono: hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire fare questo. Allora abbiamo. Intanto questa persona aveva un'altra, praticamente. Ora sta cercando di tornare indietro perché l'innamorato è la scelta che probabilmente ha fatto una scelta verso di te, quindi c'è questa cosa qua, però è sempre una persona ambigua che manterrà sempre l'ambiguità e manterrà sempre la diciamo, e resterà sempre nell'ombra. E quindi ha dei progetti, ma non sono progetti che riguardano la limpidezza, la limpidità. Quindi ti cercherà, ma cercando probabilmente di tenere sempre i piedi in due staffe. Ricordo però che chi vuole farmi domande, vedo che Viviana fa una domanda, rispondo alle domande solo alle persone che sono o abbonate al canale o che fanno una donazione, proprio per dare pregio a chi è abbonato o a chi fa donazioni. Non rispondo a persone che o non sono abbonate o non fanno donazioni. Quindi se volete una risposta vi abbonate oppure cliccate sul dollarino e fate una donazione. Allora, quindi questo è il concetto di fondo. Questa persona nei tuoi confronti si manifesterà, si rifarà viva, ma manterrà sempre, diciamo, come possiamo dire,
un'ambiguità nei tuoi confronti, non vorrà essere limpida, non vorrà essere pura, quindi terrà i piedi in due staffe, cioè diciamo, probabilmente ti ha fatto le corna con un'altra, adesso o con un altro, adesso vuol tornare indietro, ma diciamo che l'obiettivo, ecco, diciamo così, l'obiettivo è quello sempre di tenere i piedi in due staffe, quindi se tu hai pianto per questa persona, hai sofferto per questa persona, tieni presente che se la accoglierai, piangerai di nuovo e soffrirai di nuovo, o continuerai a soffrire o continuerai a piangere. Questo purtroppo è un dato di fatto. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono però i tarocchi di Marsiglia. Ricordo che il principio dei tarocchi è il principio della sincronicità, quindi una stesura di carte collegata a un evento sincronico, li utilizzava Jung, li utilizzava Jodorowsky, e sono uno strumento molto importante che va usato correttamente, sono dei simboli molto antichi che risalgono, si presume, i primissimi al simbolo dei Sumeri, forse anche prima, quelli che vengono chiamati Elohim biblici o altre persone di questo genere, quindi salutiamo anche Sonia. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, quindi arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, quindi 78 carte. Scegliamo le prime tre carte. Allora, qua viene di nuovo tutto al contrario, quasi tutto al contrario. Abbiamo il Papa al contrario, il Papa dritto rappresenta la fedeltà, al contrario rappresenta l'infedeltà. Diciamo che in questo caso il Papa canta messa con tutti, per cui questa persona ti continuerà a tradire, non sarà mai fedele. Diciamo che torna con te o vorrebbe tornare con te perché ha un giudizio, o vorrebbe rimanifestarsi perché ha un giudizio positivo nei tuoi confronti, quindi da un punto di vista logico e razionale ha un giudizio positivo, quindi ti apprezza, ti stima, ma di fatto però è una persona che, come dire, non è interessata a portare avanti una relazione di fedeltà, ma sarà sempre fedifrago e concubino. E abbiamo il re di bastoni che rappresenta anche un po' la passionalità, è uscita al contrario, il che significa che la sua sessualità non sarà dedicata solo a te, ma sarà dedicata a te più altre persone, insomma, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Quindi se la tua sofferenza derivava dal tradimento, tieni presente che il tradimento o comunque l'ambiguità, questa persona continuerà a manifestarla, anche se ritornerà nei tuoi confronti perché, come dire, oramai ha beccato, ha pucciato anche da un'altra parte, quindi vuol tornare a pucciare perché soprattutto nei tuoi confronti ha una buona, ha un buon giudizio, quindi ti considera come una persona buona, ma una persona buona per farsi prendere per il culo, diciamo, fondamentalmente. Questo è un po' il concetto di fondo, perché di fatto ti vuole pigliare per il culo, ti vuole perculare. Vediamo che quali sono i consigli che ti danno i tarocchi Zen di Osho. Vediamo quali sono i consigli che ti danno i tarocchi Zen di Osho. Scegliamo le prime tre carte, vediamo quali sono i consigli che ti danno i tarocchi Zen di Osho. Allora, se tu cerchi di controllare, non riuscirai a controllare questa persona. Evita di fare confronti, soprattutto di te stessa, di confrontarti in modo fallimentare rispetto alle altre, e cerca un'apertura, cerca uno squarcio da altre parti. Quindi fondamentalmente il consiglio è recati da altre situazioni, perché cercare di stare con una persona e controllarla, no? Perché poi quando si ha a che fare con persone infedeli, magari molti cercano, diventano gelosi, cercano di controllare, cercano di manifestare il controllo, ma purtroppo questo non porta grandi risultati. Se cerchi di manifestare il controllo, ottieni che l'altra persona ti cornificherà sempre,
ma in modo più nascosto, diciamo. E quindi in questa prima stesa fai molta attenzione, questa persona tornerà, ma come ripeto, lo farà soprattutto perché appuppato anche da un'altra parte, adesso vuol mantenere i piedi in due staffe, quindi vuol fare un gioco tra te e un'altra persona, diciamo. Bene, vediamo la seconda stesa, che è quella della piramide, e vediamo, quindi hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Vediamo la piramide, partiamo sempre dagli arcani maggiori dei tarocchi, hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire e fare questo. Ricordo, salutiamo Patrizia Perotti, ricordo di iscrivervi al canale e anche a questo nuovissimo canale Cammini Iniziatico con Massimo Taramasco. Ricordo che chi volesse fare domande deve fare una donazione o essere iscritto al canale. Salutiamo anche Green Apple a essere abbonato al canale. E ricordo che se volete fare una donazione basta che andate sul dollarino e cliccate e fate una donazione. Anche un caffè è ben accetto. Chi vuole invece, diciamo, abbonarsi, basta che va nella home page e si può abbonare al canale. Ora, quindi, veniamo. Hai pianto per questa persona. Ora questa persona vuole dire e fare questo. Hai pianto per questa persona. Ora questa persona vuole dire e fare questo. E quindi abbiamo la nostra Green Apple from London, la nostra Green Apple from London. Ora mescoliamo le carte e vediamo. Hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire fare questo, quindi concentrati su questa persona che ti ha fatto piangere, che ti ha fatto stare male, per la quale hai sofferto, e vediamo cosa ci dicono le carte. Beh, diciamo che questa volta sono uscite un po' meglio le carte, nel senso che in ogni caso cercherà un nuovo inizio, ma c'è sempre, diciamo, una scelta positiva nei tuoi confronti, l'ha fatta, un inizio però che deve essere totalmente nuovo, perché se accetti questa persona e tieni presente che questa persona comunque punta molto sull'aspetto della sessualità, quindi cerca di utilizzare la sessualità anche per coinvolgerti in qualche modo. Vediamo se sarà in questo caso le prospettive. Salutiamo anche Roxy, Roxy Rosa. In questo caso le prospettive sono sicuramente migliori perché se tu diciamo annienterai la relazione precedente e imposterai diciamo come una papessa, quindi o come una figura di riferimento, un nuovo tipo di relazione. Quindi devi mettere dei vincoli fondamentalmente. Quindi la persona tornerà, ma quindi sta a te ripartire con un nuovo inizio e quindi mettere dei vincoli solidi e vedere se la persona accetta. I vincoli sono delle condizioni difficili che tu devi metterli affinché possa iniziare nuovamente una relazione, altrimenti se non accetta i vincoli, fanculo fuori dai coglioni. Devono essere vincoli molto stringenti perché è una persona che sicuramente diciamo è molto sgamata, molto scafata e sa come percularti. Vediamo anche che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Hai pianto per questa persona, ora questa persona vuole dire fare questo. Allora, cara combinazione, ritornano le stesse carte, cioè ritorna la scelta, quindi ci conferma che scegliere a te, però diciamo è anche una persona che fa dei passi avventati. Fai attenzione, la regina di denari, al contrario, potrebbe essere una persona che ha problematiche finanziarie e che magari ti vede e che magari vede te come una, salutiamo Iris, come te vuole in qualche modo ottenere dei risultati. E questo è un punto fondamentale, no? Quindi ti vede probabilmente come una gallina da spennare, e questo potrebbe darsi, perché
perché diciamo probabilmente sta vivendo qualche problematica di natura economica e ti vede come una gallina o un gallo, diciamo, da spennare. Vediamo ancora qualche suggerimento utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Vediamo di utilizzare 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 i tarocchi Zen di Osho per cercare di capire quali sono le possibilità che ci danno i tarocchi Zen di Osho. Quali sono possibilità che ci danno i tarocchi Zen di Osho, cioè i suggerimenti, diciamo. Allora, prova a sperimentare come potrà andare questa relazione. Salutiamo anche Elena. Prova a sperimentare come potrà andare questo inizio mettendo dei vincoli. Ricerca l'abbondanza e non farti paranoie mentali, non farti sensi di colpa, perché se ti fai sensi di colpa prenderai tavanate, ravanate a tutt'andare. Quindi cerca di mantenere la tua solidità e la tua fluidità per non entrare in stati negativi, in stati nefasti. E questo era per la seconda stesa. Vediamo la terza stesa, la stesa della stele. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, iscriviti anche al nuovo canale Cammino Iniziatico. Facciamo arrivare a 1000 sto canale Cammino Iniziatico. Iscriviti al canale Cammino Iniziatico se non ancora iscritta. Se vuoi fare una donazione, clicca sul dollarino e se vuoi andare e abbonarti, vai nella home page e clicca sul tastino abbonati. Vediamo la stele, vediamo la stele. Ovviamente chi volesse fare qualunque domanda o qualunque cosa deve essere abbonato o fare donazioni, altrimenti non lo piglio in considerazione. Vediamo quindi la stele. Hai pianto per questa persona e ora questa persona vuole dire fare questo. Questa persona potrebbe essere un ex marito, un ex fidanzato, un ex amante, non so, un ex di qualcosa che comunque ti ha fatto soffrire o ti sta facendo soffrire, ovviamente. Quindi concentrati su questa persona e vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Partendo dagli arcani maggiori dei tarocchi, partendo dagli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e cerchiamo di capire cosa ci dicono i tarocchi. Allora, qua le cose vanno ancora peggio perché. Allora, questa persona è una persona molto ambigua, questo tuo ex. Ha scelto un'altra e se ne sta con un'altra o un altro e diciamo e ti vede come una persona poco solida, di scarso valore. Quindi per qualche motivo diciamo non ti vede come una persona solida, insomma, potrebbe vederti come una persona con problematiche emotive, problematiche mentali, insomma, ti vede come una persona poco. Però di fatto è lui o lei, diciamo, adesso io parlo al maschile, ma potrebbe essere via al femminile, è una persona ambigua e comunque ha fatto un'altra scelta, per cui se vuole tornare, vuole solo per cazzeggiare un pochettino, ma sta definitivamente, stabilmente con un'altra persona, cioè ha scelto un'altra persona. Quindi in questo caso non vedrei proprio prospettive, non vedrei possibilità di riprendere. Quindi se stai ancora soffrendo, mettiti il cuore in pace e vatti a cercare un altro. E se hai già trovato un altro, meglio, diciamo così. questo un altro o un'altra, io parlo sempre al maschile, ma diciamo come se fosse un altro, però potrebbe essere esattamente il contrario. Allora, vediamo comunque qualcosa in più con i tarocchi
Faccio anche la pazza, esatto, bisogna tenere lontane le persone che valgono poco, bisogna tenere lontane le persone che valgono poco. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, arcani maggiori e arcani minori dei tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Allora, qui vengono fuori solo problemi. Con questa persona solo problemi. Esce l'otto di bastoni, il nove di bastoni, l'otto di spade e il sei di bastoni. Vengono fuori soltanto problemi. Quindi è una persona che più che qualche trasgressione non ti potrà dare, ma è estremamente, ti porterà poche soluzioni e tanti problemi. Quindi con questa tipologia di persone è meglio levarsi dei coglioni, diciamo, questa tipologia di persone, perché non porta assolutamente nulla di buono. Quindi cerca, per così dire, di levartele dai coglioni, insomma. Non devi stare a perdere tempo, perché tieni presente che ogni secondo della tua vita è prezioso, ogni secondo della tua vita è importante, per cui evita di perdere tempo e di soffrire fondamentalmente con persone che non ti danno nessun benessere, che non, come dire, che interagiscono in questo modo. Nel frattempo, prima di vedere i consigli, i suggerimenti che provengono dagli arcani, cioè dai tarocchi Zen di Osho, ti ricordo di iscriverti a questo canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Ti ricordo di iscriverti gratuitamente anche al canale Cammino Iniziatico con Massimo Teramasco, ti ho postato il link qua, quindi iscriviti al canale. Ti ricordo che se volessi imparare a fondo le strategie di seduzione, come tirare fuori le emozioni delle persone, questa sera alle ore 18:45 ci sarà il mio seminario sul canale Massimo Teramasco, quindi basta che vai sul canale Massimo Teramasco, fai l'abbonamento base e con l'abbonamento base potrai partecipare al seminario questa sera alle ore 18:45, poi resterà per un mese e potrai, tra l'altro, i seminari vanno avanti in un programma che sono lunedì e giovedì, quindi lunedì e giovedì potrai seguire i seminari. E nel frattempo ti ricordo, ovviamente, anche su questo canale, se vuoi fare una piccola donazione per dare un sostegno al canale, clicca sul dollarino e fai una piccola donazione. Ma veniamo a che cosa ci dicono i tarocchi, diciamo, Zen, quali sono i consigli che ci danno i tarocchi Zen. Quindi tagliamo le carte e vediamo che il consiglio dei tarocchi Zen, come levarti dei coglioni praticamente queste persone. Infatti sono: rallenta, non la fretta che ti ho consigliera, acquisisci consapevolezza e cerca di lottare per il tuo benessere. Questi sono i consigli dei tarocchi Zen. Bene, quindi per questa stesa anche è tutto, e mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella.